Plum cake rustico alle banane. Ne andrò a realizzare due versioni, una con scaglie di cioccolato e una senza. Prima cosa da fare è incidere la bacca di vaniglia. Apro, passo il coltello e metto nella mia prima dose di latte tutta la vaniglia e la vado a mettere in microonde a riscaldare. Polpa nella seconda bacca, nelle uova. Ho lasciato le mie banane pesate e ora andrò a aggiungere le uova e il latte e poi andrò a macinarle con il frullatore a immersione. E ora aggiungo la parte di latte freddo per fare raffreddare questo e me lo metto qualche minuto da parte. Vado a ritarmi il mio cioccolato e me lo metto un attimo da parte. Prendo le mie uova e le banane, metto il tutto all'interno della mia ciotola assieme anche allo zucchero, il mio olio di oliva e vado a mixare. Vado ad aggiungere il mio latte e continuo a miscelare. Setacciarmi la mia farina, anche se integrale si deve setacciare lo stesso perché così prende aria. Aggiungo anche il mio lievito e le crusche le ributto dentro, faccio un foro al centro, un pizzico di sale e metto l'impasto a centro, più o meno per come si fa con il plum cake alle mele e il pan cacao. Inizio a miscelare. Sempre dall'interno verso l'esterno. Mi vado a imburrare i miei due stampi, metto un goccino di farina, e due, metto metà dell'impasto in uno dei due. E nell'altro aggiungo il mio cioccolato, sono mescolata e lo metto nel secondo stampo. E me li vado a infornare. Un po' di zucchero a velo, e con il pan di banane ci vediamo alla prossima ricetta.